Salve a tutti, Enjoy Viaticus oggi vi porta a Dublino, in uno dei luoghi più famosi della città. Siamo all'ingresso del Trinity College, una delle università, degli istituti di istruzione più famosi d'Europa e del mondo. Qui studiò gente come Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker, ma anche Samuel Beckett, quindi le glorie letterarie di Dublino, quindi tra i più importanti autori europei. All'interno c'è anche il Book of Kells, il libro di Kells, un testo risalente più o meno al IX secolo d.C., con delle decorazioni, un testo vignato fra i più famosi del mondo. Oltre a tutti questi tesori è possibile visitare le altre sale, fare un giro qui. L'istituto risale al XVI secolo ed è ancora oggi pienamente attivo ed è una delle glorie della città di Dublino. Si trova in pieno centro, siamo a circa 700 metri dal castello di Dublino, nei pressi c'è anche la statua di Molly Malone, non lontano da qui anche le cattedrali di San Patrizio e della Christ Church. Con una buona organizzazione, una buona pianificazione è possibile fare questo giro a piedi anche in giornata. Vi consigliamo assolutamente di venire a visitare tutte queste attrazioni e con un buon viaticus, quindi con l'organizzazione del viaggio, affidandovi a noi di Enjoy Viaticus, avrete modo di organizzare tutto al meglio per il vostro viaggio a Dublino, anche per un paio di giorni. Seguiteci su Sogni in Valigia, la trasmissione radio che facciamo su Radio Svolta, su YouTube, su Facebook, su Instagram, sul nostro sito, e contattateci per organizzare il vostro viaggio su misura in Europa e nel mondo per vedere gioielli come questo e qualsiasi altra cosa che possa essere di vostro interesse. Enjoy Viaticus vi saluta e ci riaggiorniamo intanto da Dublino. Di nuovo, arrivederci.